Siamo al Golf Club Cittadassi per il Saranno Famosi. Saremo famosi! Saranno famosi tutti i ragazzi e le ragazze scese in campo al Circolo Golf Cittadasti. Di questo ne siamo sicuri. È il terzo appuntamento di questo super circuito Under 12 che nasce dal Piemonte ma che ora abbraccia Liguria e Valle d'Aosta. Nell'aria sin al mattino un'energia da sollevare il mondo. Tutti i campioni si salutano come i più grandi professionisti del tour, si preparano alla gara dove gli atleti arrivano concentrati e con voglia di vincere. Gli swing sono fluidi, le routine perfette, segno di una crescita tecnica che ha messo il turbo negli ultimi anni. Quando leggiamo i Tee Times ci scappa l'occhio sul livello di gioco di questi eroi del golf, che spesso hanno l'handicap di gioco molto più basso dei colleghi più grandi. Una lotta accesa fino alla fine su un campo divertente che sa ospitare queste gare nel migliore dei modi. Un clima sempre fantastico quello del Saranno Famosi, che organizza in Putting Green anche gare per i neofiti e per i genitori che non perdono l'occasione di divertirsi mentre aspettano i loro campioni. Che dire ragazzi, la crescita del golf passa anche da voi, dagli atleti, ma soprattutto dalla passione del vostro staff. Continuate così, abbiamo la sensazione che fra qualche anno sul tour commenteremo i nomi cresciuti nei vostri giardini. Ciao a tutti e bentrovati a questa terza tappa 2019 del Saranno Famosi. Rispetto allo scorso anno abbiamo delle importanti novità, non siamo più solo Federgolf Piemonte ma siamo diventati zona 1, quindi Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I numeri quindi sono in aumento rispetto alla media nazionale e siamo molto soddisfatti di questi risultati. Siamo molto stimolati da questo format che sta ottenendo grandi successi. Ci fanno tutti i complimenti e quindi io lancio un messaggio a Matteo Del Podio, che è diventato responsabile nazionale e non più zona 1. Se vuole portare il format in giro per l'Italia, noi gli daremo una mano senz'altro. Io mi occupo dei bambini del gruppo di GA e NA. Con loro è veramente un divertimento perché c'è da lavorare parecchio e bene, loro rispondono perfettamente. Ci divertiamo sul campo, insegniamo loro comunque a come si sta in campo, che è fondamentale. Loro sono bravissimi, devo dire che ogni gara è una sorpresa, quindi sono molto contento, ringrazio tutti i piccoli perché sono loro che insegnano a noi a come si sta in campo, devo dire veramente grazie a tutto questo. Buongiorno a tutti, sono Mario Sadini, il nuovo responsabile dell'attività giovanile della Federgolf per la zona 1, per quanto riguarda la zona 1. Prendo il posto di Matteo Del Podio, che ci ha appena lasciati per diventare il responsabile di tutta l'attività giovanile nazionale. Avrò un compito davanti a me molto difficile. Matteo ha fatto un lavoro eccezionale in questi ultimi 2 anni. Cercherò di fare il possibile per fare almeno altrettanto quanto ha fatto lui. Swing your life.